Ciao amici di Peprati MTV Roma, visto che in molti ce l'hanno chiesto, soprattutto i ragazzi alle prime armi che hanno appena comprato una bicicletta, la loro prima mountain bike, quali sono i sentieri più facili o comunque i trail più semplici si possono trovare nella riserva naturale del Monte Mario. Quindi oggi potete trovare la traccia sotto in descrizione e tutte le varie informazioni riguardo il riding, e poi a voce vi spiegherò io i vari passaggi, cercando di mantenere per questo video i passaggi quelli un pochino più semplici, senza troppe difficoltà tecniche e fattibili bene o male da molti rider. Monte Mario, come diciamo sempre, è per molti ma non è per tutti, perché comunque ce n'è per tutti i livelli. Noi oggi vogliamo mostrarvi in questo video i trail più semplici. Si parte innanzitutto dall'ingresso di Villa Mazzanti. La posizione completa la trovate sotto in descrizione su Google Map. E si sale lungo questa salita abbastanza tortuosa, che è la parte che ci porterà in cima alla riserva naturale di Monte Mario, quindi esattamente all'altezza dello Zodiaco. Mi fermerò ovviamente per spiegarvi tutti i passaggi, i bini. Ora saliamo, acceleriamo un attimino il filmato fino alla casina di Villa Mazzanti. E arriviamo alla casina di Villa Mazzanti. Proseguiamo sul sentiero a sinistra e arriviamo a Villa Mazzanti. Da adesso in poi la stradina comincia a dissestarsi, trovando dei ciottoli abbastanza grandi, ma l'importante è tenere solo la parte esterna, che è la più pulita e la meno sconnessa. Oggi, per motivi tecnico pratici, la stiamo facendo in bike, quindi non preoccupatevi per la facilità con cui stiamo salendo. Quindi basta salire su questa strada abbastanza ciottolata sull'esterno, che è un pochino più pulita e semplice. Ve la mostro. Ora abbiamo scollinato, quindi da qua c'è il primo belvedere, come vedete sulla vostra sinistra, dove potete effettuare le foto di rito e ammirare tutto il quartiere Prati delle Vittorie. Noi proseguiamo sulla destra. Ovviamente ci sono diversi trail qua all'interno, ma noi cercheremo di fare il più semplice, proprio per chi non ha mai visto e frequentato la riserva di Monte Mario. Qui c'è un trail sulla destra, lo vedremo in una seconda volta, in un secondo video. Qui proseguiamo sulla sinistra. Sempre ciottoli, utenza. Ciao. Qui ci ritroviamo al Parco Mellini. Stiamo incrociando la salita dello Zodiaco e del... Ora proseguiamo dritti verso la Leopardi. Ci saranno dei passaggi un pizzico tecnici, ma nulla di particolare. Comunque vi evidenzio tutto quanto in video per mostrarvi la linea più semplice. Ovviamente, se avete timore, non abbiate di scendere e spingere la bici a mano, sempre in totale sicurezza. Ora ci avvicineremo ad un piccolo ripido. Ci sono comunque delle scale sulla destra dove potete scendere a piedi. Se volete iniziare a mettere un po' di pepe nel vostro giro a Monte Mario, potete affrontare il piccolo ripido che è sulla sinistra. Noi lo prendiamo sempre molto largo, così dietro gli alberi. Ecco qua, vediamo le scale sulla destra e il piccolo ripido sulla sinistra. Qui c'è tutto lo spazio per poter frenare in sicurezza. Attraversiamo un marciapiede e ci dirigiamo verso la scuola Leopardi.
torniamo su un tratto d'asfalto, quindi adatto a qualsiasi tipo di bicicletta, ovviamente mountain bike, perché una city bike si troverebbe in difficoltà su alcuni tratti, ma una qualsiasi mountain bike anche di primo prezzo più che bene. L'importante è prudenza. Queste riguardano le linee un pochino più pulite, quindi sempre testa alta a cercare la linea più pulita per voi, per le vostre abilità. Vi fate prudenza perché spesso nascono gli alunni della scuola con i genitori e quindi sempre moderare le velocità in questo tratto. Qui ci troviamo esattamente tra la scuola Leopardi e il belvedere di Monte Mario. Ora torniamo sullo sterrato a sinistra perché da qua inizia il vero giro. In inverno si potrebbe trovare della piccola fanghiglia, ma nulla di particolare. Qui stiamo arrivando nel famoso belvedere dove potete trovare tutte le foto del gruppo alla vostra destra con la vista soggettante sullo stadio olimpico. E qui inizia il sentiero. Vi raccomando, sempre prudenza e calma perché essendo il termine della Francigena si possono trovare delle persone a piedi, degli escursionisti e delle persone che portano a passeggio il cane, quindi sempre la massima convivenza, gentilezza tra utilizzatori di questi splendidi trail. Moderiamo la velocità, io ovviamente vi evidenzierò le linee più semplici come in questo caso. Cerchiamo sempre di copiare i gradini, vi mostro sempre la linea e metterò le ruote sempre nella parte più semplice. Entriamo nel canalone. Attenzione che poi i soccoli si muovono e anche qui teniamo sempre la sinistra. Poi per altre linee faremo un altro video a parte con tutte le varie varianti. Non spaventatevi qui, te ne basta tenere tutta la destra, calmierare la velocità e si passano anche questi tratti. Come ho già detto, creeremo altri video anche per affrontarla in maniera un pochino più tecnica. Quindi ci sono tante di quelle linee da fare, o l'importante è che vi scegliete la più semplice che potrebbe far per voi. Qui si sale, piccolo strappettino. Monte Mario è un continuo saliscendi, quindi un'ottima palestra. Fiato e gambe. Qui si sale. Mi raccomando, in questo trail a salire cercate sempre la linea più pulita perché si muovono i sassi, quindi a costo di prendere e di affrontare la più ripida, l'importante è che non perdiate grip affrontando quella più pulita, in modo da avere sempre grip sulle ruote, anche se la più inclinata. Qui si tira un pochino il fiato, altro piccolo strappetto, stessa regola della salita precedente. Qui in cima si diramano tre linee diverse, una media, una un pochino più difficile, ma noi cerchiamo sempre di mantenere questa linea qua, questo sentiero che è un pochino più battuto ed è la più semplice, quindi le altre ve le mostreremo in seguito. Media, difficile, facile. Continuiamo su questa linea qua. Come vedete
è fattibile da qualsiasi mountain bike, e noi proprio a quello vogliamo puntare. Per comodità divideremo il nostro giro in tre settori. Questo è il primo, che termina con la salita o la discesa del K2. Mi raccomando, rapporto agile, perché si sale bruscamente. Qui sulla destra rientriamo sul primo cancello che ci porta nel secondo tratto, nel secondo segmento di Monte Mario. Qui ci sono diversi trail per tutti i livelli. Noi affronteremo sempre il più semplice in questo video. Quindi non spaventatevi, è fattibile anche per i principianti. È indirizzato proprio a voi. Monte Mario, ormai lo facciamo da anni in qualsiasi condizione di clima e di terreno. Questo è quello che vi vogliamo suggerire, se non l'avete mai fatto, se è la vostra prima volta, e scoprire questa splendida riserva. Noi da qua prendiamo quello a destra, non il primo più stretto, ma il secondo, quello centrale, che è decisamente più semplice e meno mosso. Sabbia, pianura, qui è abbastanza guidato, quindi basta tenere lo sguardo alto e scegliere la parte più pulita, magari con meno radici. Alcuni tratti è sempre meglio farli e inserirsi dove viene lustro, ad esempio qua. Bisogna entrare dentro perché non ci sono altre vie di fuga dentro. Semi moderati, tutta a sinistra, che è la parte più pulita, sempre a sinistra, la parte più pulita, e qua si copia tutta a sinistra. Ci sarà un piccolo gradino qua, se volete potete scendere a piedi e proseguire. Qui si rimane al centro, all'interno del canale, qui sempre tutta a sinistra. Vi lascio comunque tutte le linee in sovrapposizione. E qui, come vedete dai segni, sì, finalmente si potrà arrivare tra poco alle officine Farneto. Questo è abbastanza guidato, anche in inverno con il brutto tempo non presenta grosse difficoltà. Per fortuna la ghiaia sottostante tira bene l'acqua. Qua può sembrare difficile, ma basta tenere tutto sulla sinistra, è molto più piano. E qui ultimo ripido, ma si fa perché comunque è tutto abbastanza guidato, freni in mano, e si lascia scorrere. Curva a gomito a sinistra, a gomito, non a gomito, sbagliato io. E adesso tutto guidato, attenzione alle bozze d'inverno, come potete vedere alla nostra destra, e si sbuca officine Farneto. Qui termina la seconda traccia, il secondo segmento. In descrizione trovate tutti i link delle nostre attrezzature che abbiamo utilizzato per effettuare questo video. E termina il secondo segmento. Queste di fronte a noi sono le officine Farneto, un locale per eventi. Ora da qua possiamo o girare a destra e tornare alla curva nord, oppure strappo a sinistra, e penso che sia una delle strade più ripide a Roma, pendenza fino al 15%, però tutto su asfalto. Questa è un'ottima variante per non dover tornare indietro verso Ponte Milvio facendo il bivio appena passato sulla destra. Qui ci vuole un flessione di gamba, perché comunque è una salita impegnativa, nonostante sia su asfalto. Adesso piano piano comincia a cambiare inclinazione. All'inizio potrebbe servire un zig zag per alleviare la pendenza. Altrimenti si tira dritti, con un e-bike non avrete problemi, ancora mai con la classica mountain bike conviene zigzagare per abbassare la pendenza, l'inclinazione.
qua sulla destra si prende il terzo segmento che ci porta in cima al cimitero dei francesi, quindi ci potremmo trovare sopra la Farnesina, sopra il ministero della Farnesina. Qui rapporto agile, sceglietevi una linea pulita, nulla di complesso, basta solo guardare lontano e seguire una linea a ognuno più consona. Qui è sempre stato abbastanza pulito sia d'estate che d'inverno, a parte qualche ramo, ma nulla di trascendentale. Piccolo strappetto. E adesso qui c'è un bello strappetto, quindi alleggeriamo i rapporti, che qua si sale. Si sale. Primo strappetto e seconda parte in salita, manteniamo un rapporto leggero, scegliamo una linea con meno radici, eventualmente qua tutta a sinistra è pure più comodo, nonostante ci siano i gradini, perché sulla destra si scivola. Secondo bel vedere, siamo esattamente davanti alla curva nord. Taglio limiting, si sente la telecamera, e qui ci sono alcune panchine per sempre foto di rito, estremamente instagrammabili, e per comunque tirare un pochino di fiato lungo questi, per colpa di questi due strappetti. E qua si continua sul sentiero, e qui parte un anello, che è l'anello del cimitero dei francesi. Noi lo facciamo in senso orario, quindi piccolo strappetto e si gira a sinistra, si cerca di stare più largo possibile su questi piccoli gradini che troviamo lungo la salita, e anche a destra volendo. Qui non ci sono grosse varianti, perché non è altro che un piccolo anello dove guidare un pochino per potersi un paesaggio totalmente disabitato, qua lontano dal traffico, lontano dalle macchine, però molto molto piacevole e molto molto verde. Qui altro strappetto, altro gradino, tutto sulla sinistra e si taglia a destra. Rapporto leggero, mi raccomando. Altro piccolo gradino da copiare in salita. E qua o dritti o a destra, in base a come sono, come la vegetazione, se è aperto o meno. Ora qua, fontanella, sulla mia sinistra, e si entra dentro. Andiamo dritti e facciamo, completiamo l'anello. Da qua abbiamo due opzioni: o scendere sempre sulla strada sferrata di fronte a noi, o chiudere l'anello sulla destra. Quello ve lo facciamo vedere un'altra volta. Qui scendiamo sulla destra e continuiamo a fare il sentiero più semplice, quindi tutto battuto, strada larga, e a destra si chiude l'anello che risbuca dove potevamo fare le foto inizialmente, sulla sabbia. Qua prudenza, freno in mano, parte più pulita, prendiamo la larga, non chiudiamo, sono scesi dello sterzo, comodo largo, sta andando molto molto lento, ma è come se ingerisco di fare, controllo, prudenza, e si sceglie la linea più pulita per le nostre esigenze. Qui sempre largo, tutta a destra, come vedete la strada è sempre abbastanza larga, abbastanza battuta, non siamo entrati in trail estremamente tecnici. Qui a Montemario ce ne sono diversi per tutti i gusti, dall'enduro all'escursionismo come stiamo facendo noi. Quelli che dimostreremo in un altro video, quelli un po' più tecnici, con tutte le linee da seguire come sto facendo in questo video. Vi mostro anche le linee disegnate con colori diversi, con diverse difficoltà. Circo esterno, e come vedete qua c'è il cancello di entrata o di uscita. Ovviamente molti lo prendono al contrario, ma direi che in senso orario, eccoci qua all'uscita del cancello di via della Farnesina.
il nostro tour e la nostra guida di questa nuova serie termina qua. Noi salutiamo, lasciate un like se questo video vi è stato utile, iscrivetevi al canale e lasciate qualche commento se avete dei dubbi in merito. Ovviamente tutti quanti i punti di interesse ve li lascio direttamente linkati in descrizione. Date un'occhiata alla descrizione perché troverete anche tutto quanto suddiviso per capitoli. Alla prossima ragazzi, ciao ciao!